Amici di Video Nola, buon pomeriggio e benvenuti al Centro Sportivo Maracanà per la quarta edizione del Trofeo Jack, kermesse di futsal amatoriale che si tiene per la prima annata per l'appunto al Centro Sportivo Maracanà. Sesta giornata di campionato, match fra CSK Mosca e Fenerbahce. Qui a farmi compagnia Giorgio Lisio. Buonasera a tutti gli appassionati del calcio dilettantistico e di Video Nola. A cui chiedo un commento su questa gara. Giorgio, quali sono i tuoi pareri, rose alla mano, per questa partita? Una partita dagli spunti numerosi, i giocatori in campo sono di grande qualità, staremo a vedere. E andiamo a denucleare nel dettaglio le rose di questa sfida, partendo dagli ospiti del Fenerbahce che alle direttive di mister Felice Trinchese schierano fra i pali Salvatore Trinchese con il numero 2 Antonio Argenziano, numero 9 per Vincenzo Casa, numero 5 per Maurizio Balletta, numero 4 per Felice Spampanato, numero 6 per Gennaro Napolitano, numero 7 Michele Santella, numero 10 Mario Silvestri e numero 3 Michele Orto. Passiamo ai padroni di casa del CSK Mosca che schierano fra i pali Angelo Papalo, numero 15 per Alberto Sepe, numero 8 per Ivan Cappellucci, numero 10 per Giovanni Alfieri, numero 2 per Giuliano Sebastiano, numero 7 per Pasquale La Peruta e numero 11 per Salvatore De Capua. Siamo pronti per il fischio d'inizio di questa sfida. Batterà il calcio d'avvio della gara il CSK Mosca. Intravediamo Pasquale La Peruta e Giovanni Alfieri, capitan Giovanni Alfieri sulla sfera, mentre stanno per terminare i protocolli di rito prima della sfida. Palla blu, no, quell'altro. Pallone con una grafica classica a pannelli esagonali, bianchi e neri, partiti! Si parte con i padroni di casa del CSK Mosca che manovrano con un completo interamente blu, mentre invece il Fenerbahce si schiera con un inedito completo formato da maglietta verde, calzoncini e calzettoni gialli con inserti verdi. Ha perso il primo possesso il CSK Mosca e manovra il Fenerbahce sulla fascia difensiva, imbeccata per il capitano che tenta il tiro, tuttavia viene rimpallato ed ancora Silvestri a manovrare palla al piede a seguito di una piccola interruzione. Ancora Silvestri trova soccorso nel portiere. Silvestri, palla al piede per Balletta che tuttavia non riesce a tenere la palla in gioco, la lascia scivolare in un calcio d'angolo. Alfieri sulla sfera prova a servire La Peruta, ma parte il contropiede del Fenerbahce abbastanza macchinoso, ancora un errore difensivo, il tiro di Alfieri e il portiere avversario si dimostra attento in uscita. La Peruta, palla al piede, prova il destro di punta di rapidità e guadagna un calcio d'angolo. Alfieri sulla sfera tenta l'imbeccata centrale, ma il CSK è costretto agli straordinari per tenere la palla in gioco, non ci riesce, l'azione diventa offensiva per il Fenerbahce, rimessa laterale che non produce continuità, hanno ancora un fallo laterale, si ritorna dalle parti del portiere turco. Silvestri, palla al piede, prova ad involarsi offensivamente, serve Casa, il capitano del Fenerbahce, si torna dalle parti di Balletta sull'esterno. Spampanato ha provato a servire Capitan Casa, si torna da Trinchese, portiere, Balletta, Silvestri ne ha due, riesce a giostrare bene, palla al piede per Casa, il destro e arriva la parata provvidenziale in due tempi, prima di schiena e poi con le mani del portiere del CSK Mosca. Ottima azione di Casa che si è girato e di destro
ha provato a punire gli avversari del CSK Mosca. Ora c'è un calcio di punizione con il numero 5 Balletta sul punto di battuta. Serve Silvestri, il tiro altissimo. Giorgio, come ti sembrano queste prime schermaglie, queste prime fasi di gara? Guarda, c'è un bello botte risposta tra le due squadre. Ripeto, come ho detto prima, i contenuti in campo sono di un certo spessore, quindi lo spettacolo ci sarà sicuramente. Ritorniamo in cronaca con il Fenerbahce che riparte da una rimessa laterale. Balletta, palla al piede, tenta il break offensivo, pensa al tiro, serve Silvestri, il tiro! Si spegne di poco al lato destro della linea di fondo della difesa russa. Qui la Peruta ha provato l'imbeccata lunga per Capitano Alfieri, troppo lunga, molto imprecisa. Casa, palla al piede, prova a scambiare con Spampanato, ma c'è stata molta imprecisione dovuta alla fretta. Riparte il CSK. Alfieri, palla al piede, ne ha due addosso. Alfieri prova a servire un compagno di squadra, è troppo solo. Spampanato prova a rimettere ordine in campo, ma viene derubato della sfera da Alfieri, che con un abile gioco di gambe fa salire la sua squadra. Ancora fermo sulla sfera, ottimo l'aggancio di Cappellucci che torna da servire un compagno difensivo. Ancora Cappellucci, prova ad involarsi e guadagna un fallo al limite dell'area. Ottima azione, ottimo spunto personale di Cappellucci, che in questo caso ne ha lasciato un paio sul posto ed è stato abbattuto dal terzo avversario. La Peruta e Alfieri sul punto di battuta, mentre Trinchese sistema due uomini in barriera. Attenzione Alfieri, il tiro di precisione, e si spegne di poco al lato della porta presidiata da Trinchese. Silvestri, palla al piede per Trinchese, che prova l'imbeccata lunga per Casa, che ha uno stop difettoso, molto approssimativo, e la sfera si spegne in rimessa laterale. La Peruta torna a manovrare, palla al piede dopo aver scambiato con Cappellucci. La Peruta, serve Sebastiano. Cappellucci per la Peruta. Ancora Sebastiano che prova a servire la Peruta, ma viene recuperato. Silvestri prova l'imbeccata per Casa, rinvio abbastanza approssimativo di Sebastiano. L'arbitro chiama una punizione a favore degli ospiti del Fenerbahce sul punto di battuta. Il numero 5 Balletta parlotta con Silvestri, forse preparano uno schema, mentre invece la barriera è molto folta ed è composta da Alfieri, Cappellucci, Sebastiano si stava aggiungendo ai due, poi gli si è staccato in marcatura. Il tiro rimpallato da un difensore, nello specifico ci sembra da La Peruta. Balletta scambia con Trinchese, Casa ancora con Trinchese, serve lateralmente Spampanato. Silvestri cerca una linea di passaggio pulita. Spampanato, ancora Silvestri, lunga per Balletta, ma è attento il portiere. Il break di Silvestri, ancora Casa, Balletta preferisce far girare la sfera per Silvestri, in questo caso passaggio impreciso, azione che si conclude frettolosamente con un'imprecisione, palla in rimessa laterale, si riparte dal portiere, era fallo di fondo, non era rimessa laterale, correggiamoci. La Peruta, Sebastiano prova a lasciare sul posto Silvestri, ci riesce, si invola a rete, tenta il tiro, azione solista del pivot difensivo del CSK Mosca, che si spegne di poco al lato della porta presidiata da Trinchese, che rimette in gioco per Spampanato. Silvestri, ci
CSK prova il pressing alto in questa fase di gioco. Spampanato si invola, ne ha un paio addosso. Balletta centrale per Casa. Il tiro, la terrificante traversa colpita da Casa. Spampanato ci prova ancora, alto. Fenerbahce meriterebbe il vantaggio in questa azione. Sì, Giando è stato sfortunato in questa azione il Fenerbahce, doveva solamente buttarla dentro, ma non è stato in grado di centrare l'obiettivo grosso. Ci manca solo il gol a questo Fenerbahce. Prova a rispondere il CSKA col suo capitano Alfieri, che in questo caso perde sfera. Spampanato per Silvestri, ancora Spampanato che agisce sulla fascia, lascia sul posto la Peruta. Casa ha provato un tacco, un gesto pregevole, ma la sfera si spegne in un fallo laterale. Ancora la Peruta, palla al piede. Riparte l'azione dei padroni di casa del CSK. Spampanato, il break, e non riesce a servire. Casa stava sopraggiungendo a dar man forte. Spampanato, il tiro di Silvestri. Alfieri sulla sfera, la tiene in campo. Il tiro parato. Ennesimo capovolgimento di fronte con Silvestri, che prova il tiro ma viene rimpallato da Sebastiano e guadagna solo una rimessa laterale. Silvestri prova a servire Casa. Cappellucci fa buona guardia e si immola. Spampanato, ancora Casa, prova il tiro. Parata abbastanza facile di Papaccio. Riparte Sebastiano, palla al piede, c'era sul destro, viene impattato da Balletta. Casa prova a servire Balletta. Silvestri non si perfeziona la triangolazione, sopraggiunge Casa che prova il tiro, becca la testa di la Peruta, si sviluppa una rimessa d'angolo, un corner per il Fenerbahce. Lunga per Spampanato che la gestisce col destro. Cappellucci, Alfieri a tu per tu col portiere, prova il tiro di primissima intenzione. Ha visto Trinchese fuori dai pali. Intanto c'è una sostituzione, esce Casa ed entra Napolitano per il Fenerbahce. Ed entra anche Santella. Proprio Napolitano ha provato il tiro, ha provato a scaldare il suo destro. Tanti cambi, è uscito anche Spampanato. Panchina molto molto numerosa quella del Fenerbahce, che ha praticamente cambiato tutti gli effettivi tranne Balletta. Mentre invece due cambi per il CSK, che finora ha schierato solo i titolari. Napolitano prova il break, viene affrontato da La Peruta. Resta a terra Napolitano. Scontro durissimo. Giorgio, i cambi del Fenerbahce potrebbero essere la chiave della gara? Ma guarda, penso che potrebbero esserlo, in quanto ogni membro della rosa del Fenerbahce ha voglia di dimostrare il suo potenziale, il suo apporto alla partita e al campionato, quindi credo proprio di sì, vedremo. Intanto si riparte, Napolitano si è ristabilito. Sebastiano palla al piede, Alfieri fronteggiato da Balletta, ancora Alfieri, balla sulla sfera e Orto è costretto all'intervento in scivolata. La Peruta palla al piede, idee confuse, riparte il Fenerbahce proprio con Orto, impattato da due avversari. Numero 7, palla al piede, Santella guadagna un calcio d'angolo. Proprio Santella dal corner mette in mezzo, Papaccio fa buona guardia, Cappellucci prova l'intervento ma arriva il fischio arbitrale per un intervento in scivolata proprio di Cappellucci. Il direttore di gara in un primo frangente aveva optato per il vantaggio ma non si è concretizzata l'azione, quindi calcio piazzato in seconda per Fenerbahce. Sul punto di battuta abbiamo Santella e Napolitano pronto a servire la sfera.
Orto, il numero 3 in area. Il tiro rimpallato, Napolitano serve in mezzo, il passaggio non si concretizza, Cappellucci prova un break offensivo, ancora Balletta, palla al piede, pressato da Cappellucci, arriva l'imbeccata profonda, il tiro del Fenerbahce viene rimpallato, Cappellucci, palla al piede, tunnel pregevolissimo a Napolitano, ma Balletta ruba la sfera, prova a servire Santella, spinto via da La Peruta che fa buona guardia e costringe il Fenerbahce a ripartire dalla metà campo difensiva. Santella lascia sul posto l'avversario, tenta il tiro piazzato, ma Papaccio compie un'ottima parata, La Peruta il tiro. Trinchese anche in questo caso, squadre lunghissime in campo, qui Santella difende benissimo la sfera, si incarta sul pallone, non riesce a servire il proprio compagno, Papaccio prova il rinvio lungo che si rivela un tiro e si gioca di rimessa. La Peruta aspetta un movimento, serve Sebastiano ma la sfera è troppo lunga. Squadre che iniziano a sfilacciarsi in questa frazione di primo tempo. Cappellucci prova il break offensivo ma viene fermato da Balletta che serve in profondità Santella, il passaggio, arriva il tiro sbagliato di pochissimo da parte di Michele Orto. Riparte l'azione del CSK con Alfieri che porta in vantaggio i suoi con un fantastico destro. CSK 1 Fenerbahce 0 grazie al capitano Alfieri. Sì, Giando, Alfieri ha veramente fatto un gran gol, un bel diagonale, lui ha questo colpo, l'ha sfruttato alla prima disattenzione del Fenerbahce, quindi occhio al CSK in questa occasione. CSK è vivo ed è soprattutto vivido nel punire gli avversari che non hanno concretizzato. Anche in questo caso Alfieri prova il raddoppio ma non controlla bene la sfera. Fenerbahce deve recuperare lo svantaggio adesso. Santella, serve Balletta, Balletta se la porta sul destro, prova, pensa al tiro, serve Orto e la fantastica parata di Papaccio che in questo caso si supera Santella dal punto di battuta, centra direttamente La Peruta e guadagna una rimessa laterale. A seguito del corner arriva il tiro del Fenerbahce ma CSK si rintana bene in difesa. Santella, il tiro, ancora la fantastica parata di Papaccio che in questo caso di piedi alla garella dice di no. Torna a manovrare offensivamente il Fenerbahce, Napolitano prova a servire Santella tu per tu con il portiere e anche in questo caso l'estremo difensore russo nega la gioia del gol agli avversari, ai turchi del Fenerbahce. Intanto La Peruta torna a manovrare palla al piede. Entrato in campo anche il numero 11 De Capua che proprio adesso gestisce palla, serve nuovamente La Peruta che si appoggia ad Alfieri, capitano. La Peruta, il tiro e la buona parata di Trinchese, il break offensivo del Fenerbahce che prova con Santella, Balletta si gira non senza difficoltà, pressato da Alfieri, Orto, il sinistro, Papaccio risponde presente, Napolitano, Balletta, Orto, pensa al tiro, lo prova e ancora una grande parata del numero 1 del CSK Mosca. Sì, Papaccio stasera sembra veramente il Neuer dei tempi migliori, se le sta veramente parando tutte, rendendo la vita difficile a questo Fenerbahce che vuole ritornare in partita. Intanto un altro cambio per il Fenerbahce con Argenziano, numero 2, che è subentrato sul campo di gioco. Capitano Alfieri, l'ottima sponda per La Peruta, Trinchese in uscita. Rimessa laterale per il CSK, capitano Alfieri prova il tocco lezioso per Sebastiano, in questo caso offre opposizione. Facciamolo battere, almeno una
minima distanza per battere. Argenziano per Balletta. Santella prova la sponda per Argenziano. Sebastiano rinvia senza tanti complimenti. Aveva parecchi avversari addosso, quindi ha preferito spazzare. La Peruta. Capitano Alfieri in gran spolvero, lascia sul posto Balletta, che poi recupera e accompagna la sfera in fallo di fondo. Trinchese per Santella, che prova il controllo al volo. Papaccio fa buona guardia, serve la Peruta che si difende bene dal ritorno di Santella. Ancora la Peruta, palla al piede, serve Sebastiano che riparte, si chiude in un angolo. Argenziano ha un controllo approssimativo. La Peruta, rimessa laterale per De Capua, che con il suo passaggio manda fuori gioco Capitano Alfieri. Non si sono capiti gli avanti del CSK napoletano. Palla al piede per Silvestri, che è tornato sul green del centro sportivo Maracanà. Trinchese napoletano, costretto a servire Silvestri, pochi movimenti in avanti. Santella, ottimo controllo, si invola a rete, e rete il tiro. Papaccio è pronto, Silvestri pensa anche lui al tiro. Napoletano, la conclusione di destro imprecisa, si spegne al di fuori dello specchio di porta. Sebastiano prova a darla ad Alfieri, un rimpallo lo favorisce. Parte Sebastiano che serve De Capua, il tiro e la parata di Trinchese che serve troppo frettolosamente. Santella, la Peruta fa buona guardia e evita guai ben peggiori alla sua porta. La Peruta riparte, palla al piede, pensa all'imbeccata lunga, preferisce temporeggiare, riorganizzare l'azione. Sebastiano si porta avanti la sfera, tenta un tiro tutto sommato velleitario che si spegne in un fallo di fondo. Parziale di 1-0 che premia i padroni di casa del CSK Mosca, freddi, letali nel concretizzare un'azione. Il Fenerbahce si trova in svantaggio, tutto sommato immeritatamente, perché ha prodotto buon gioco ma è stato molto impreciso sotto porta. Argenziano, serve Napoletano che prova ad imbeccare in profondità Argenziano. Santella non ci pensa due volte, tira malamente. Falla ampiamente in fallo di fondo. Sebastiano prova a servire un compagno di squadra meglio piazzato, ma la sfera viene rimpallata e si riparte da De Capua per la Peruta. Intanto è subentrato sul campo di gioco Sepe, numero 15, al posto di Capitano Alfieri, che rifiata in panchina. La Peruta caricato da Napoletano, non ci sono gli estremi per il fallo, non ha ravvisato irregolarità in questo caso il direttore di gara. Riparte l'azione del Fenerbahce con Santella che si appoggia a Napoletano per Argenziano, che ha un controllo anche in questo caso approssimativo, e la palla si spegne in fallo laterale. Sebastiano in profondità per De Capua. Giorgio, non vediamo molto in forma Argenziano in questi primi frangenti. Ha sbagliato un paio di stop. Sì, Argenziano mi sembra un po' deconcentrato, noi lo conosciamo, è sicuramente un calciatore dai colpi eccezionali, però sembra un po' svagato, ha bisogno di concentrarsi e trovare la giusta posizione in campo. Intanto arriva come un fulmine a ciel sereno il 2-0 del CSK Mosca, con una tremenda conclusione di La Peruta che porta il raddoppio per i suoi. CSK Mosca 2, Fenerbahce 0. Stavamo terminando un piccolo commento tecnico e La Peruta ha concretizzato un'azione dal nulla. Giando, se ci hai fatto caso, la palla l'ha persa proprio Argenziano, una palla persa lì a centrocampo, e l'attaccante del CSK non ci ha pensato due volte e l'ha scagliata di violenza pura in rete.
intanto il Fenerbahce rischia l'imbarcata adesso, non riesce a trovare il gol. Silvestri, fronteggiato da De Capua, prova un'improbabile imbeccata per casa. Riparte l'azione De Capua, egoista in questo caso. Arriva la rimessa laterale sul punto di battuta argenziano per Silvestri, che pensa al tiro, fronteggiato da De Capua. A casa! E ancora la grande parata di Papaccio. Sebastiano, palla al piede, ne supera tre di prepotenza. Serve la Peruta, che lascia sul posto Napolitano, pensa al tiro. La passa De Capua. Ce l'ha sul sinistro, la Peruta si offre per un passaggio, De Capua preferisce far girare la sfera per Sebastiano, prova il dribbling ma perde la sfera. Silvestri si appoggia a casa, serve Napolitano, il tiro e la parata. Papaccio è sempre presente. Casa ce l'ha sul destro, Napolitano e l'azione si termina, l'azione termina con un nulla di fatto. Arriva il duplice fischio arbitrale che decreta la fine di questa prima frazione di gioco. CSKA 2 Fenerbahce 0, una letalità del 100%, Giorgio. Sì, Giando, la partita l'ha fatta il Fenerbahce, ma a condurla sono quelli del CSKA, hanno sfruttato le poche occasioni che gli sono capitate a tiro al 100%, come giustamente detto tu. Ci aspettiamo da Fenerbahce una reazione aggressiva, perché come già abbiamo detto la maggior parte dei tiri nella porta sono stati scagliati da quelli in maglia verde. E sul parziale di 2-0 per il CSKA Mosca, linea alla regia.